Siamo con Ivano Carcano e del Spirito del Pianeta, è un'iniziativa, di cosa si tratta? Beh, è partito dalla curiosità e dalla necessità di conoscere le popolazioni indigene. Non credevo in quello che leggevo ogni tanto, che sentivo sui film hollywoodiani degli anni 60, per cui la cosa migliore era quella di poter dialogare direttamente con le popolazioni che vivono ancora nella tradizione antica, come gli indiani d'America, come i Masai, come gli Aztechi, per cui il fatto di poter avere questo contatto diretto con queste popolazioni poteva sopperire un pochettino la mia ignoranza e quello che realmente sono queste popolazioni. Ed ecco perché abbiamo voluto creare questo festival, perché si chiama appunto lo Spirito del Pianeta, per cui lo spirito della cultura antica, e lì in questo grande momento c'è la possibilità di essere immersi e con essere magari appunto degli indiani d'America, degli Aztechi, dei Masai, dialogare comunemente con tutti ma scambiandosi conoscenze. Perciò organizzate un punto d'incontro tra queste popolazioni e il festival con gli italiani. Esattamente, infatti tantissima gente da questa iniziativa sta riprendendo un pochettino il bisogno, la necessità, la voglia di tornare a scoprire ancora da dove arriviamo, perché anche noi abbiamo una storia che forse un pochettino ci siamo persi, perché poter dialogare con queste realtà, perché ovviamente per poterci dialogare devo anche ricordarmi chi sono io, e ora possiamo confrontarci sulle nostre conoscenze che molto spesso hanno una base identica, perché tutti abbiamo una base culturale che arriva dalla natura, dall'ambiente, per cui la possibilità di confrontarci rispetto ovviamente a quelle che sono magari le differenze ambientali in cui viviamo. E una domanda sulla popolazione, nel senso lì il territorio è più sentito? A Kiduno? Sì, facciamo adesso da 15 anni lo facciamo a Kiduno, abbiamo fatto in centro Bergamo, poi è diventato piccolo, quindi siamo andati a Kiduno. Diciamo che negli ultimi anni per l'arco di 17 giorni abbiamo avuto più di 200.000 visitatori che arrivano quasi da tutta Italia, tutto Bergamo, Brescia e qualcuno da Milano. E quindi veramente abbiamo sia le scuole, di tutte le età, quindi non abbiamo fascia di età, perché vengono tutti e si trovano veramente bene, perché si trovano queste popolazioni indigene che arrivano nel proprio paese e loro si sentono anche loro ricevuti da loro, e quindi si sentono tutti uguali nello stesso luogo. Fate anche altre manifestazioni? Ma noi adesso in questo momento, siccome da 2 anni appunto con queste popolazioni indigene il tema della madre terra è prevalente, addirittura quasi si discute di più su quello che è la situazione della natura in questo momento rispetto a quelle che sono le problematiche di esistenza anche di alcune di queste popolazioni. Voglio precisare che appunto molti di questi popoli hanno dei grossi problemi di sopravvivenza personale, tanto per citare situazioni in Indonesia, nel Brasile, dove addirittura vengono sterminati interi villaggi di popolazioni indigene per espropriargli i terreni. Però malgrado tutto, proprio quello della sopravvivenza dell'ambiente, della natura, è prevalente. Da 2 anni appunto abbiamo cominciato a fare delle camminate in vari luoghi dell'Europa e anche dell'Italia, con delle marce, con queste popolazioni indigene che ci supportavano in queste camminate per portare questa testimonianza. E quest'anno, non molti lo sanno, ma molto vicino anche a noi, a Montichiari, in provincia di Brescia, c'è questa situazione pazzesca di inquinamento, ci sono 7 discariche regolari più non si sa quante abusive, dove veramente c'è di tutto, c'è un tale inquinamento lì che con la mortalità anche infantile è altissima, che addirittura quasi la popolazione che ci abita vicino quasi non lo sa neanche, però è veramente una cosa incredibile, per cui con i delegati delle varie popolazioni indigene che ci saranno quest'anno, voglio ricordare il Navoco dall'Arizona, gli Aztechi, i Maya, Incas, Masai dal Malawi, dalle foreste della Thailandia, dalla Malesia, tanto per soltanto incitarne qualcuna, vogliono andare a fare questo momento di solidarietà da loro, fare questa cerimonia di purificazione di questa terra, piantando questo pezzo di pianta del Leccio di San Francesco che ci è stata data appunto lungo questa camminata che abbiamo fatto l'anno scorso passando da Assisi, e ci sembrava importante e giusto piantarla su questa terra, che sia un simbolo di buon auspicio e che magari un po' dell'energia di San Francesco possa arrivare su quella terra per cambiare un pochettino quella che è la situazione. Stanno aderendo in massa associazioni, organizzazioni, cittadini normalissimi che vogliono venire a condividere questo nostro momento, per cui siamo quasi un po' preoccupati per quello che sta diventando questo momento che faremo a Montichiari il 7 di giugno.
Purtroppo in Italia quando uno cerca di riapproparsi della terra poi scopre che è inquinata, perciò prima bisogna bonificarla e dopo no, riapproparsi della terra e magari coltivarci sopra. Un'ultima cosa, per mettervi in contatto con voi, insomma, per aderire alla vostra iniziativa? Ok, noi cominciamo dal 29 maggio al 14 giugno, quindi la manifestazione comincia. Poi potete visitare il nostro sito che è lospiritodelpianeta.it o chiamare il numero che trovate sul sito e vedere tutte le attività che noi facciamo nell'arco dell'anno.